Manuela Manenti, responsabile unico del procedimento della struttura commissariale a seguito del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna. Io mi sono occupata della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, in particolar modo degli edifici scolastici, perché era quella la prima emergenza. La scuola prima di tutto è stata l'argomento principale delle nostre riunioni a seguito del sisma, perché occorreva che i ragazzi emiliani avessero le stesse opportunità di tutti i ragazzi del territorio italiano, cioè riprendere l'anno scolastico e fare i loro 200 giorni di scuola per non perderne neanche uno. È chiaro che la problematica era grossa. Su 1041 edifici scolastici che sono stati controllati a seguito del sisma, 160 sono risultati con un esito di agibilità di tipo E, cioè inagibili. Abbiamo di conseguenza scelto di realizzare degli edifici scolastici chiamati da noi temporanei, ben sapendo che la temporaneità doveva comunque durare parecchi anni. Per questa ragione, nei bandi che abbiamo aperto, davamo comunque un punteggio molto alto anche all'efficienza energetica di questi edifici, per cui si imponeva una certificazione energetica comunque di tipo A, l'uso di pannelli fotovoltaici e pannelli solari, comunque tutte strutture che avessero un contenimento energetico il più alto possibile, perché sappiamo benissimo come il costo e la gestione degli edifici scolastici sia un importo molto rilevante per la gestione comunale. Abbiamo degli edifici scolastici di conseguenza che invece, avendo una certificazione energetica di tipo A, hanno già fatto risparmiare parecchie decine di euro già nella gestione di questi 3 anni scolastici, anzi 2 e mezzo ormai, e portando un vantaggio economico anche proprio per i comuni. Questi nostri edifici sono tra l'altro con impianti che possono essere anche monitorati, che c'è una capacità di gestione diversa rispetto alle varie funzioni che l'edificio scolastico svolge. Di conseguenza ci sono riscaldamenti separati e impianti separati con gestione separata, per esempio per laboratori, aule, uffici, in modo tale che per esempio gli uffici didattici e amministrativi abbiano un impianto di raffrescamento che naturalmente le aule non hanno nel periodo estivo, o viceversa, oppure l'utilizzo di palestre in particolari situazioni, anche pomeridiane oppure festive, che possono essere attivate mentre l'edificio scolastico in sé chiuso. È chiaro che appunto, proprio perché l'edificio nostro non è pensato per durare poco tempo, ma si prevede comunque un lungo respiro per queste realizzazioni, molti comuni hanno deciso che al posto di rimanere temporanei, gli edifici diventassero delle vere e proprie scuole. Di conseguenza le abbiamo poi ampliate, implementate con dotazioni successive, con aule, laboratori, anche palestre, anche mense, perché l'edificio in sé, altamente performante, gradevole dal punto di vista architettonico, sarà quello che poi diventerà la scuola del futuro del paese. E è un pensiero che stiamo facendo anche come unità di missione per le scuole, quella che è stata istituita dal nuovo governo, per ridisegnare e riscrivere anche il nuovo modo di fare scuola. Le realizzazioni che abbiamo fatto qui in Emilia possono essere, sono prese di esempio importante proprio per ripensare di dotare anche gli edifici scolastici nuovi con dei sistemi energetici che siano il più possibile performanti.